Cos'è il falco? È il falco arrabbiato perché non sei andato a prenderlo. È il falco che va senza catene. Il falco va senza catene. Buongiorno. Aspetta che c'ho. Attenzione, sta mangiando il bombolone pieno di crema. Ho mangiato, pensavo che aveva. Sì. Vai, digerisci, vai. Pensavo di avere più tempo. Invece era solo una canzone, ne avevo lette due. No, e poi Mario Biondi l'ha fatta proprio stretta. Allora, a proposito di regali brutti, a proposito di anche personaggi sgradevoli a volte. Addirittura. Nelle feste, quando inviti qualcuno, quello che ti rovina la festa, sì. Potrebbe essere uno spin-off. Certo, gli fai la sorpresa, ti è. Io infatti farò la festa, ma non ho invitato lui. Perché? Il vocalist dei vocalist, no. Perché si mette sempre nei casini. Lo sapevo io. Signore e signori, è arrivato il momento di Sandro Beat. È il vocalist più conosciuto al mondo. Nelle sale da ballo è considerato il guru delle rime. Dopo le performance al compleanno di Obama, all'addio al nubilato di Angela Merkel e alla notte degli Oscar, rifiuta DJ del calibro di Avicii, David Guetta e Calvin Harris, e sceglie Provenzano DJ su M2 Sandro B. Mamma che tristezza, guarda che schifezza. Cosa? Mamma che schifezza, guarda che tristezza. No, Sandro, non mi dire che sei uno di quelli che quando arrivano le feste va in depressione, tutta quella storia lì. Sta cosa della festa per me vi dà la testa. Mi taglino la cresta se mi frega della festa. Ma perché, Sandro? Dai, non è tutto più bello adesso? La dopo natalizio è proprio un brutto vizio. Non amo festeggiare, a me Natale fa c***o. No, dai. Sandro, ma perché non ti piace il Natale? Ci sarà un motivo, cerca di capirlo. Da quando capirlo. Ero bambino, in casa avevo un pino. Bello. Le luci colorate e le palle decorate. Ma poi guardando bene, scartando il regalino, non scopro che quel pino era invece mio cugino. Povero cugino Pino, che infanzia triste. Vabbè, Sandro, ma almeno a Babbo Natale ci credevi oppure no? Il vecchio non esiste, la barba è posticcia. A casa c'è mio zio travestito con la ciccia. Oh, 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 Sandro, ecco il tuo regalo. Allora, che dici a Babbo Natale? Oh, oh, oh. Vai a fare in c***o. No! Vai a fare in c***o. So che sei mio zio, quindi vai a fare in c***o. No, Sandro, dai. Babbo Natale esiste dentro di noi. Vabbè, abbiamo capito perché da piccolo non ti piaceva. Ma ora che problema hai con le feste, insomma? Devi andare avanti. Adesso non sopporto le file nei negozi. Catene di persone strette come baccarozzi. È vero. La gente si sollazza nel traffico che impazza. E poi ti trovi in casa la tipa con la mazza. Amore, se non mi porti al centro a fare lo shopping di Natale, ti spacco la macchina! Ma che donna hai? Cacchio. Però è la verità, cacchio. Sandro, sul consumismo tu hai ragione. Però è una festa, non puoi negarlo alla tua ragazza. Cioè, l'hai accontentata? Domenica mattina mi sveglia presto. Mi dice devo fare un regalo anche all'Ernesto. Usciamo in motorino. Torino è già un casino. E in centro tamponiamo un tipo sul tombino. No, che sfiga! Ma il poveretto si è fatto male, oh! Il tipo è un amico, mi abita vicino. Tranquilli, l'ha zoppato e... Chi è? A Torino? Chi può essere? Chi è che zoppato? È Gigi Gigi D'Agostino. Dai, pietà per Gigi, lascialo in pace una volta. Sandro, dopo questo imprevisto, come ha proseguito lo shopping? Tutto bene? Nel centro commerciale la tipa compra tutto. Mi viene da star male, bevo coca e faccio rutto. La spesa è compulsiva, ci pago pure l'IVA. Mi sento disperato, ma un mio amico ora arriva. Uè, Sandrino, ti vedo spettinato. Ascolta il domandone del Molly. Preferisci far felice la tipa e avere il conto in rosso o passare un Natale di m***a da singolo? No, stavolta il Molly però ha fatto un domandone esistenziale. Senti, ma alla fine era contenta la tua ragazza o è finita male lo stesso?
La tipa si è arrabbiata, mi ha fatto il cazziatone, no. Perché ad Amerigo ho fatto un regalone. Ho speso un po' pochino, auguri Provenzano, per te e la famiglia una sciarpa fatta a mano. È bello questo pensiero, lui che ti ha detto quando l'ha vista? È un amico. Oh, Asadru, ammazza che bel regalo che mi ha fatto, grazie. Bella, oh bella, una bella sciarpa, proprio una bella sciarpa del m***a. No! Sandro, quei regali è sempre così. Vedrai che poi la mette nei suoi DJ set. Ciao Sandro, ci sentiamo settimana prossima per gli auguri.